Ciao, oggi volevo parlarti un po' del marchio HNY, in particolare del sistema KH100. Soprattutto volevo spiegarti perché ormai è da più o meno 3 anni che utilizzo questo sistema e ho abbandonato gli altri che sono presenti sul mercato. Beh, va detto che anzitutto HNY è diciamo un marchio di nicchia che si propone sul mercato con delle soluzioni veramente accattivanti, veramente alternative rispetto a quello che si trova sul mercato, e lo fa non solo proponendole parzialmente, ma addirittura, come in questo caso nel KH100, combinandole tutte assieme. Andiamo a vedere nel dettaglio in che cosa consiste questo sistema. Allora, io qua ho una scatola vecchia, quindi giusto per farti capire che sul mercato puoi trovarlo sia con questa confezione sia con questa confezione qua. Non cambia nulla, è solamente un restyling che è stato fatto dalla casa madre per appunto la confezione, ma al suo interno troverai le stesse identiche cose. Andiamo ad aprirla. Allora, la confezione è abbastanza semplice, è una scatola di cartoncino bianco, nulla di che al suo interno appunto propone il mini kit KH100. Il mini kit viene fornito con questo piccolo borsello in tela intrecciata, sembra sintetico, semi imbottito, quindi anche piuttosto protettivo per quanto riguarda il prodotto. Questo piccolo astuccio andrà poi inserito nel borsello più grande, quindi non si tratta di sostituire questa tasca con una tasca più grande, ma di includere questa tasca nel borsello più grande, quindi massima protezione per quanto riguarda il KH100. Al suo interno troviamo l'holder, che poi andiamo a vedere nel dettaglio. Troviamo una cover, che poi vi farò vedere nel dettaglio a cosa serve. Un piccolo manuale per le istruzioni. Questi sono gli anelli per montare il nostro sistema sul nostro grandangolo. Anelli che vengono forniti dei diametri 67, 72, 77 e 82. In questo caso io ho un 15 mm montato sulla mia Nikon diametro 77, quindi andrò a montare il sistema utilizzando l'anello da 77. Eccolo qua. Lo montiamo. Estremamente facile, quindi anche le filatature sono studiate di modo da essere molto compatibili con gli obiettivi che si trovano sul mercato, e quindi ottima fattura anche per quanto riguarda gli anelli adattatori. Una volta montato l'anello adattatore, prendiamo il nostro holder, che come in tutti i mini kit KH100 troviamo già con il polarizzatore da 95 mm inserito, appunto pronto per l'uso. Eccolo qua. Vedi? Vediamo un attimo la struttura prima di installarlo sulla nostra lente. Anzitutto, per installarlo, appunto, l'anello adattatore andrà inserito qui su questo scasso, dove troviamo due pomelli, uno a destra e uno a sinistra. Li svitiamo e lo installiamo in questo modo, dal basso verso l'alto, e poi andiamo a stringere i pomellini. Possiamo stringerli anche parzialmente, lui non cadrà. Se vogliamo, li stringiamo un po' di più. Ecco qua. E come potete vedere, lui è in sede. Oltretutto tiene comunque una certa flessibilità di modo da garantire l'utilizzo, appunto, l'angolazione dei filtri, nel qual caso avessimo bisogno di angolare i nostri filtri GND. E appunto, come vi dicevo, troviamo il polarizzatore già inserito. Ecco, questo è il polarizzatore standard CPL ND2 K-Series, che trova la sua sede nell'apposito scasso e rimane in sede grazie a due microsfere con delle molle al suo interno, di modo che il filtro sia ben vincolato, non si muova neanche se ci troviamo in questa situazione qua, per esempio di filtro completamente a capovolto. Come potete vedere, il filtro non cade, quindi molto molto sicuro come sistema.
andiamo ad analizzarlo nel dettaglio. Allora, perché sono stato portato a, appunto, adottare questo sistema e tralasciare quello che già si trova sul mercato? Anzitutto, come potete vedere, il sistema non ha slot, o meglio, ha due piastre metalliche, presumibilmente ferro, poiché si tratta di un sistema magnetico, che servono per, appunto, poter vincolare i filtri dotati di cornice magnetica. Vediamoli un attimo. Allora, io qui ho un soft, tutti i filtri ovviamente li trovate già dotati di cornice magnetica, quindi su tutti i filtri a lastra proposti da IGNY troverete in allegato la cornice magnetica. L'installazione è molto semplice, come potete vedere io non devo né tenere l'holder o la macchina ed infilare la lastra, così come si è spesso visto da parte di altri produttori, anche nelle loro promo, oppure da tanti utilizzatori di altri marchi, ma semplicemente devo accostare la mia lastra all'holder, ai suoi slot metallici e la lastra rimane perfettamente vincolata e oltretutto è molto semplice anche regolarla in altezza con la cornice magnetica stessa che funge da limite, nel senso che comunque, come potete vedere, una volta arrivata a fine corsa, toccando sulle guarnizioni antifiltrazione di luce, otteniamo così un fine corsa del filtro stesso, quindi molto utile anche in questo caso. Come potete vedere, appunto, ci sono delle tacchette qui, ci sono delle tacchette anche sulla cornice magnetica stessa e troviamo nel retro le stesse tacchette. A cosa servono queste tacchette? Servono a installare in una maniera veramente immediata, senza star lì a controllare il live view o il mirino, il nostro filtro, di modo da avere una prontezza di scatto rispetto alla nostra scena. Questo è molto importante perché? Perché negli altri sistemi, oltre a dover tenere per installare e tutto quanto, ci troviamo poi sempre a fare delle regolazioni del caso, che sì, non fa mai male farle, ma sicuramente ci richiede più tempo e questo potrebbe compromettere l'effettiva riuscita dello scatto stesso. Una volta installata, abbiamo visto appunto che rimane assolutamente in sede e possiamo continuare appunto a mettere io ora, così a caso prendo un filtro, in questo caso il filtro notturno, ma ripeto, può essere qualsiasi tipo di filtro, e rispettando la polarità che viene fornita, indicata nelle cornici magnetiche con delle stelline, posso semplicemente continuare a impilare i miei filtri. Una volta che abbiamo finito la nostra installazione, è sempre bene chiudere questo pomello che vincolerà la lastra nella posizione che abbiamo scelto e aumenterà la sicurezza per quanto riguarda il sistema stesso, perché in questo caso sarà veramente molto difficile perdere i filtri. Dobbiamo applicare una forza veramente grande sui filtri stessi di modo da rimuoverli. Vedete? Ecco qua, vedete? I filtri non cascano. Quindi, da questo punto di vista, è un tipo di sistema sicuramente molto più semplice, veloce, immediato. Ma al contempo stesso non viene tralasciata la sicurezza per quanto riguarda i filtri, che sono comunque dei filtri in vetro e quindi soggetti a rottura. Quindi la cornice magnetica fornisce una certa protezione al filtro e il sistema stesso contribuisce con appunto questo pomellino a rafforzare quella sicurezza stesso. Altro punto di forza del sistema KH100 è sicuramente, come vi dicevo, il sistema drop-in. Cosa ho fatto adesso? Ho praticamente sfilato il mio filtro CPL per poterne utilizzare un altro, oppure per semplicemente non voler utilizzare il polarizzatore, e in questo caso andrà installata al posto del filtro K-Series l'apposita cover drop-in. Questo perché? Perché, come puoi vedere qui, si forma appunto una finestra dove può entrare tantissima luce. Dicevo, cambiare il polarizzatore, quindi possiamo utilizzare dei CPL combo che sono previsti a partire da ND8 sino all'ND1000, quindi ND8, ND32, ND64, ND1000. Ma al contempo stesso ci sono anche dei filtri ND,
chiamiamoli lisci, cioè senza fili di polarizzazione, che possono essere utilizzati al posto del polarizzatore. Io da sempre ho il pesantissimo, l'oscurissimo ND65000 che mi permette di fare delle lunghissime esposizioni in pieno giorno. Lo prendo nel suo pomellino qui e vado semplicemente a installarlo nella sua sede. Grazie a questo sistema drop-in, appunto, riusciamo a azzerare completamente il fenomeno fastidiosissimo del light leaking, e questo è veramente tanta roba. Cosa significa? Significa che io posso fare delle lunghissime esposizioni senza avere appunto questi fenomeni di bagliori, piccoli puntini luminosi, immagini fantasma. Sono sempre dei fenomeni molto fastidiosi che, specialmente dopo una lunga esposizione, trovarseli in foto rompe un po', diciamocelo. In altri sistemi mi sono trovato a dover utilizzare delle guaine, a dover utilizzare degli stracci sopra, insomma a dover coprire la parte dell'holder, pur avendo anche la guaina antifiltrazione di luce, che è comunque prevista per le lastre, e che le lastre stesse appunto vengono protette da questo fenomeno grazie appunto alla cornice magnetica. Quindi non abbiamo bisogno di oscurare il bordo del filtro con delle apposite vernici, che sono funzionali sino a un certo punto, ma abbiamo la possibilità appunto di eliminare il fenomeno del light leaking grazie a questo sistema qui. Drop in e la cornice magnetica. Quindi, ricapitolando, è un sistema veramente facile da usare. Assolutamente compatibile con tutti i tipi di lenti, viste le filettature. Assolutamente compatibile per quanto riguarda le magnetic frames o cornici magnetiche, che possono addirittura essere comprate a parte, nel qual caso noi non vogliamo cambiare i filtri che già abbiamo. Benissimo, compriamo il mini kit KH100, compriamo le cornici magnetiche che si possono trovare appunto vendibili a parte. Installandole attorno ai filtri che abbiamo già, li rendiamo in questo modo compatibili e utilizzabili nel sistema KH100. Tantissima roba, quindi installazione facilissima. Immediatezza d'utilizzo dei filtri, sia installazione che rimozione. Come potete vedere, io posso cambiare completamente il setup da un momento all'altro, semplicemente facendo così. Io sono passato da una situazione in cui sto scattando con un CPL normale e un GND o due GND, insomma, dipende dal caso, a solo ed esclusivamente una situazione in cui mi interessa fare una lunghissima esposizione con un ND veramente scuro a 16 stop, come il 65000. Versatilità enorme da questo punto di vista. Voi direte, sì. Però, nel qual caso ci troviamo in delle situazioni particolari, di estremo freddo, per esempio, ma mettiamoci un guanto e vediamo un po' se è facile rimuovere e posizionare un altro filtro. Come potete vedere, facilissimo. Oltretutto, qua abbiamo il pomellone di regolazione, che è molto semplice da regolare, appunto, e possiamo continuare appunto a installare gli altri filtri. Chiudere il pomello, regolarli in angolazione, ritogliere il nostro CPL, rimettere il nostro ND in maniera facilissima con i guanti che sono, ora questi sono dei guanti generici, però sono abbastanza imbottiti, sono anche un po' grandi, sinceramente, ma nonostante tutto io con una sola mano non ho avuto nessunissimo problema a passare da un setup a un altro setup completamente differente. Quindi veramente tanta roba, veramente tanta versatilità, sicurezza, divertimento, ragazzi, non perdete più l'attimo. Con il sistema KH100 siete assolutamente in grado, anche per quanto riguarda, insomma, le persone che non hanno molta confidenza con i filtri, hanno un po' timore nel maneggiare dei filtri in vetro. Con questo tipo di sistema siete decisamente più facilitati, c'è un approccio completamente diverso e molto più amichevole, molto più friendly, molto più veloce.
Questo è il sistema KH100. Queste sono le motivazioni che mi hanno spinto a rimanere per 3 anni con questo sistema e non oso immaginare che cosa Genuai tirerà fuori con il sistema che arriverà. Sicuramente sarà l'ennesimo connubio di soluzioni innovative, facilità d'utilizzo e soprattutto altissima qualità per quanto riguarda appunto il sistema stesso e i filtri proposti. E Genuai KH100, bellissimo.